abbiamo con noi, ragazzi, Annalisa Chirico. Buonasera, buonasera, buonasera. Trionfo. Ciao Giuseppe, un ciao. Un trionfo. Ciao Annalisa. Piedi. Allora, l'argomento è questo. Annalisa, sono sicuro che è dalla mia parte sulla questione Pupo, cioè dalla parte di Pupo in realtà, che io ho appoggiato. Pupo ieri qui alla Zanzara ha detto la sciocchezza. Quelle del grande le donne del Grande Fratello, io allargo il discorso, dico anche tutte le donne, non dico solo quelle del Grande Fratello, le donne che partecipano al Grande Fratello vorrebbero tutte sposare un milionario. Ma io figurati. L'ho anche allargato il discorso, ho detto in realtà tutte le donne preferiscono un milionario morto di fame. Ma stiamo parlando di una cosa normale, non capisco lo scandalo. Annalisa, dimmi la tua. Ma io penso che anche una donna realizzata nel proprio mestiere, anche una donna di successo che guadagna bene, preferisca ovviamente accompagnarsi a un uomo di uguale successo, di uguale capacità anche economica, intelligente, piuttosto ma che no, andare ma intelligente, simpatico, no? Ma che vuol dire? Ma sarà intelligente e simpatico, non è che deve essere un miliardario. Ma l'amore segue le regole che solo il cuore conosce, quindi uno si innamora nella vita anche di quello che mai avrebbe detto, però se la persona... Se potessi scegliere, io sceglierei una persona che ha una capacità economica importante, non magari un coglione, però. Ma perché? Ma magari invece di innamorare, divorziare, poi divorziare. Ma perché? Ma scusami, ma può essere. Allora, siamo concreti e siamo. Ma scusa, sinceri. Se tu vai a cena con uno, non è che gli chiedi il conto corrente. Falla finire, poi per capire. Si innamora anche delle cose che fa, delle esperienze, delle cose che fa con un altro uomo. Allora è chiaro che una persona che ha una ridotta capacità economica ha difficoltà, che ne so, a portarsi a cena fuori o a farti fare delle belle vacanze. Ma che vuoi dire? Quando quello solo. Quando due si innamorano, Davide, è anche importante la qualità del tempo che uno passa insieme. Ma io la quando non lavoravo avevo delle fidanzate meravigliose, ma che cazzo vuol dire? Non vuol dire niente, ero simpatico e comunque ho conquistato molto. Ma che vuol dire? Il principio è questo. Ma il principio è un'idiozia, ragazzi. Quando tu vai a cena con uno, ma perché è una stronzata? Quando tu vai a cena con uno, spero, non è che gli chiedi il conto corrente o dove ti porta. Se ti diverti e ci stai bene, ci vai. No, non è che gli dici scusami, però adesso mi porti alle Seychelles. Annalisa, scusami. Io a differenza tua non sono ipocrita, Davide. Dico che difficilmente nella mia vita mi sono innamorato e infatuata di uomini che non avessero delle posizioni importanti, ma io ho chiesto la posizione a uno. Ma non è che chiedi la posizione, al massimo scegli la posizione, permettimi questa battuta da fare. Esatto, in realtà sì, certo, la capacità va bene. Economica dipende, la conosci perché sai quella persona che lavoro fa e capisci quello che può fare. Ma che te ne frega, ma ti innamorerai, ma che vale una selezione pazzesca. Dice una cosa, scusa, dite delle stronzate. No, ragazzi, Annalisa dice una cosa, dite delle stronzate, dite. Ragazzi, ad esempio Cruciani non spende una lira per le sue donne, è un taccato pazzesco, ma che cazzo mi è? Mi piace per Cruciani. Non spende una lira, non infatti, ha mai pagato una cena a nessuno. Infatti le donne non mi vengono dietro perché ho dei quattrini. Annalisa, per esempio, non cerca me, cerca, che ne so, Montezemolo. Ma io mi sono innamorata anche di persone normali, però dico che so quello che voglio, passato, però ho anche la fortuna. Nel passato. Ho anche la fortuna, Giuseppe, di potermi pagare da sola le belle vacanze e i bei vestiti, ma penso che difficilmente sarei attratta da un uomo a cui devo pagare la cena, perché sono un po' narcisista, preferisco che un uomo mi paghi la cena. No, ma pagare la cena no, ma cioè, magari ho capito, la mica ti deve sempre portare nel ristorante stellato, però, quello, pagare Davide, una cena. Vabbè, Davide, noi sappiamo, noi viviamo molto una vita di relazioni, andiamo molto a cena fuori, siamo concreti, ma anche tu, voglio dire... Tua moglie fa la giornalista. Cioè, non è che hai sposato una morta di fame, su, dai, ma che vuol dire? Una morta di fame. Ma che vuol dire? Ma non vuol dire perché nulla proprio. Ma perché dobbiamo raccontare che ci si può innamorare di chiunque? Non è vero, purtroppo. Ma io quando mi sono innamorata, mia amica, ho chiesto il conto corrente a nessuno, ma che siamo matti? Ma non devi chiedere il conto corrente. Ma la prima volta quando sono uscito a cena siamo andati in una bettola del cazzo, ma che vuol dire? Ma non è che tutto il mondo gira. Ma io posso divertirmi una sera in osteria, per fortuna, e ci vado anche volentieri ogni tanto. Ma sempre, ma è un modo molto sclerotizzato di ragionare proprio. Però che no, non è secondo me sclerotizzato, secondo me Pupo ha detto una cosa di e grande, poi ti togli tutta una grande parte di persone, ti togli la curiosità di aspetta, conoscere Pupo il mondo. Pupo ha detto una parte, ha detto qualcosa che fa pugni con il politicamente corretto, ma che non è una roba superficiale, fastidio, perché ci sbatte in faccia anche una parte di noi, cioè il fatto che cerchiamo di scegliere tendenzialmente persone che ci fanno stare bene e che stanno bene. Dopodiché superata l'idea, permettetemi, delle valenze, cioè anche tu, scusami, anche tu quando dal milionario
Giuseppe, perdonami, però perché parlavate delle donne del Grande Fratello. Allora, secondo me lo stereotipo della valletta che si fa mantenere dal predatore di turno, questa roba qui è un po' superata. Cioè oggi io mi ritrovo, io, le mie amiche, le donne che conosco, che piuttosto siamo noi che a volte dobbiamo magari a pagare la cena all'uomo, nel senso che oggi le donne sono molto forti anche economicamente, anche lavorativamente. Sì, però anche quando, la donna ricca, quando tu guardi un uomo, preferisce stare con uno ricco e non con uno povero, cioè... Anche tu quando guardi un uomo dai un'occhiata alla carta di credito, diciamo la verità, siamo alla, no, io non ho mai alle capacità economiche, di nessuno, alle capacità economiche, alla posizione, dai. Certo, certo, difficilmente nella mia vita, ma per lo stile di ma vita che ho, mai? Per le mie ma curiosità. Perché mai, scusami? Tendo, perché cioè, ti togli la possibilità belle di conoscere tante altre persone che magari no, non hanno una lira chiunque, e sono no, di una e magari possono essere intense, ma non potrebbe avere una relazione con uno skipper, per quanto affascinante, non potrebbe avere la relazione con uno skipper e di una barca, mai? Non potrebbe perché avere mai? Io frequento che tutte le persone che trovo intelligenti e interessanti, e vado appunto a cena con il mio personal trainer e vado col mio barista sotto casa e mi diverto tanto. Dico però che difficilmente mi sono innamorata nella mia vita di persone che non potessero anche coincidere, far coincidere e realizzare i miei desideri. Per esempio, a me piace molto viaggiare. Mi piace andare in dei bei ristoranti che costano, siamo sinceri. Mi piace fare delle attività che difficilmente potrei proporre. Scusami, a Annalisa, ti voglio chiedere una cosa. Un'altra polemica che ha fatto una giornalista di Libero è sulla madre di una. Una giornalista di Libero ha fatto una polemica su una madre che ha portato il figlio di 6 mesi su un barcone. Questo figlio è morto. Lei ha detto, insomma, qualche responsabilità questa madre un po' ce l'ha. Cioè, nel senso, se non l'avesse portata su un barcone a novembre, con il mare mosso, questo bambino di 6 mesi, insomma, qualche responsabilità nella morte del figlio, questa madre ce l'ha. Io le ho dato ragione, perché non dobbiamo non considerare pure questo aspetto. Tant'è che in Grecia oggi hanno condannato un padre afghano di 25 anni perché ha portato un bambino di 6 mesi, su un barcone, è stato preso e arrestato. Sentenza questo qua. Idiota. Perché ha messo in pericolo. È morto. Però non siamo ipocriti su questo qua. Voglio una parola d'analista su questo. No, io penso che lì c'è un grande tema, che è quello della legalità. Cioè, io penso che l'indifferenza collettiva, noi ci incazziamo se il vicino di casa non paga la multa, e poi però ci sembra normale che ogni giorno arrivino centinaia di persone nell'assoluta illegalità, perché arrivano in Italia e non hanno diritto. Ormai l'ha detto l'altro ieri il ministro dell'interno, 40% dei migranti che arrivano sono tunisini, e in Tunisia non c'è nessuna guerra, il che significa che non siamo in grado, non dovrebbero entrare, e poi non siamo in grado neanche di gestirli e di controllarli, perché infatti poi si muovono indisturbati sul territorio nazionale. Sulla mamma io penso che la vita, dirò forse in questo qualcosa di politicamente scorretto, io non penso che la vita di un trentenne valga meno di quella di un bambino di 6 mesi. Quindi il tema è che qui muoiono purtroppo nel Mediterraneo non soltanto i bambini di 6 mesi, ma anche gli adulti. Quindi c'è un tema di stragi di vite che sta compiendo una madre e un padre che portano su un barcone in pieno novembre un bambino di 6 mesi, lo volevano hanno qualche responsabilità? La responsabilità c'è, perché esercita una padre potestà, lo direbbe qualunque giudice. Ma lo volevano salvare dalla guerra. Scusami, la responsabilità c'è. Faccio la clinico la stessa domanda che ho fatto alla Barbuto. Lei ha figli? Io no, non ho figli. Ah, ok, perfetto, basta. A posto. Ma che c'entra? Non è che chi non ha figli non può parlare. Ma che c'entra? No, ma certo che può parlare, però non capire che una madre e un padre, ma non è buonismo. Ma guarda che il buonismo non c'entra nulla. Una madre e un padre farebbero qualunque cosa pur di salvare il proprio figlio e di metterlo in condizioni migliori. Chiunque di noi, fatela parlare invece di aggredirla. Io penso che pagare un trafficante, dobbiamo dire, partiamo da dove partono questi due genitori, mamma e papà, parli tutto in teoria. No, andiamo nella pratica. Questi pagano un trafficante per arrivare in Italia, pagano un trafficante, quindi pagano un criminale. Beh, perché il traffico di esseri umani è un crimine orrendo. Peraltro poi si mettono su un barcone guidato da non si sa bene chi, cioè da criminali,
tutti ammazzati, certo, in tempi di Covid. Ma anche gli ebrei pagavano i passeur. In condizioni di assoluta, esatto, indecenza sanitaria, appunto, mentale, che schifo sti negri sporchi, per la propria vita. Che schifo. E diciamo la verità. No, io la domanda che le pongo è, la domanda che le pongo è, quella donna è adulta e può decidere di mettersi sul barcone, ma il bambino di 6 mesi ha scelto lo di andare sul barcone. Certo, lo fa per salvarlo. Il bambino di 6 mesi Gesù e Maria sono scappati in Egitto. Barcone. No, anche Gesù e Maria sono stati profughi. Ha ragione Annalisa, i bambini piccoli no, i bambini piccoli, quel bambino piccolo non ha scelto lo un cazzo, fanno non per regalare un destino diverso. La madre non decide per lui, lo mette nelle mani, certo, decide di regalargli un destino diverso. Qualunque genitore vorrebbe regalare al proprio figlio un destino diverso. Non è mai stata disperata, ma dite delle cazzate. Qualunque genitore al mondo vuole offrire un destino diverso al proprio figlio. Italia arrivasse legalmente, sì, con l'aereo, per corridoi umanitari, con l'aereo, corridoi umanitari, business class, con la freccia alata, con Clay freccia alata arriva, con Clay freccia alata, ma perché dai, non ha diritto di venire in Italia come i migranti dalla Libia, arriva con Clay freccia alata arriva nel loro paese, nella saletta Ulisse, nella saletta freccia alata di Fiumicino. Fermi voi due, ha ragione lei, ha ragione lei, per un motivo, ragazzi, giù tutti quanti. Ha ragione lei, perché voler bene a un figlio, come dite voi, come dice Gottardo, non vuol dire fare il suo bene per forza, non dire cazzate. Ma tutta teoria. Ciao Annalisa, ciao. Buon lavoro, ciao.